Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Oggi vado a sostituire un nottolino, cosa che potrebbe sembrare banale, però come dice il titolo del video, il mastro di chiavi, questo perché mi è capitato di vedere molte persone o anche amici che si ritrovano con un mazzo di praticamente una chiave per ogni nottolino del camper. Io ho la fortuna di avere praticamente con una chiave, apro praticamente tutto, tranne uno che è stato sostituito e come capita spesso si compra il nottolino con la chiave assegnata. Ci sono anche kit da 12-13 nottolini con una chiave sola, ma quello comporta spendere di più e cambiare tutti i nottolini. In questo caso qua il nottolino è uno solo ed è quello del gavone che dopo vi faccio vedere. Proprio per evitare di cambiarli tutti io non pensavo neanche ci fosse la possibilità e invece tramite Simat Shop, che lo ringrazio perché mi ha risolto questo problema, mi ha procurato il singolo nottolino da cambiare, che è questo. Quindi mantengo di fatto una singola chiave, io in questo caso con questa chiave qua apro tutte tranne un nottolino che viene aperto con questa qua che è segnata di rosso, che è del gavone appunto. Mentre parlavo con lui ho detto io ho questo problema, e lui mi ha detto guarda che possiamo procurare il singolo nottolino. Pensavo non si potesse neanche fare vedendo le persone in giro che appunto si ritrovano con X chiavi. Mi ha detto no, basta che mi dai il codice della chiave, cosa che gli ho dato e che si trova sulla chiave, spero si riesca a vedere, qua troverete, di solito trovate un codice numerico, tramite quel codice lui è riuscito a procurarmi questo nottolino qua. Praticamente, vabbè, andando a inserire vanno giù tutti quanti questa parte qua e questo significa che appunto il nottolino è quello giusto, perché se io vado a inserire questa chiave troveremo che entra, ma appunto alcuni rimangono sfalsati. Quindi questa è grande, secondo me, soluzione. Magari molti lo sanno, io non pensavo si potesse ordinare in base al codice il singolo nottolino. È già questo, secondo me, ottimo risultato. L'altra questione è estrarre il nottolino. Solitamente viene fatto con una sorta di passepartout estrattore, che di fatto è una chiave che non ha la dentatura. È fatta apposta per... la si inserisce, si gira e si estrae il nottolino vecchio. Per motivi, diciamo, che non posso rubare la chiave a Simat Shop, ho provato e ho visto che anche senza estrattore si può estrarre il nottolino. E precisamente lo si può fare con una graffetta come questa, stesa, diciamo, messa per dentro, inserita all'interno del nostro nottolino. L'ultima di queste parti qua, precisamente questa, è quella che va a bloccare il nottolino all'interno, diciamo, della nostra serratura. Inserendolo fino in fondo e andando a smanettare un po' e spingendo, noterete che questo nottolino, questa parte qua, scende. Spero si veda, questa parte finale scende e sale, quindi andiamo a sbloccare il nottolino. Adesso vi faccio vedere come vado a procedere con questa procedura semplice della sostituzione, così mi risolvo il problema e mi tolgo una chiave, e questo ovviamente vale anche per chi può avere lo stesso problema. Se avete uno magari o due nottolini con questo problema, sicuramente magari anche altri venditori, io sono comodo con Simat Shop, lui è molto disponibile, Andrea, può procurare e risolvere secondo me questo problema senza doverli sostituire tutti, cosa che invece si può fare se uno è ovvio che ha una chiave per ogni nottolino del camper. Fa prima a comprare il kit da X nottolini con una chiave unica e se li cambia tutti e risolve il problema. Comunque credo, cioè sono contento di risolvere in questa maniera qua. Adesso vi porto e ve lo faccio vedere. Allora, adesso vi faccio vedere più o meno come vado a estrarre senza l'estrattore, ma con appunto la graffetta che dicevamo prima. Questo è il nottolino. Con la nostra chiave lo andiamo a mettere in... lo giriamo totalmente in antiorario. Quindi se ce l'avete in orario, come in questo caso,
lo andiamo a girare in antiorario, estraiamo la chiave, andiamo a mettere la nostra graffettina, la spingiamo fino in fondo e incominciamo a fare leva da un lato. Ovviamente con l'estrattore sarà tutto quanto molto più semplice. Eccolo qua che viene fuori. Praticamente sono andato a fare leva e abbassare la linguetta che dicevo prima e ho estratto il mio nottolino. A questo punto vado a prendere il mio nottolino nuovo con la mia chiave, li vado a inserire, quindi vado a inserire fino in fondo e lui in automatico è bloccato. Vado a provare che funzioni, ovviamente, cosa che appunto fa, per fortuna. In questo modo qua ci siamo risolti, secondo me, un problemino. Io in questo modo almeno ho una chiave unica che va finalmente ad aprire tutte le porte del camper. L'altro nottolino che ho appena tolto me lo tengo da parte, mai dire mai, se dovesse rompere qualcosa al volo me lo tengo e posso al volo sostituirlo, ma so che appunto si può cambiare il singolo nottolino facendo una ricerca specifica e appunto appoggiandosi a un rivenditore e per potersi procurare il singolo nottolino. Se ce l'avete comodo andrete da lui che ha il passepartout e velocemente estrae il nottolino, se no potete fare come ho fatto io. Niente, un brevissimo video, spero che sia utile a qualcuno magari come me che non sapeva di questa opportunità, di questa possibilità. Se ti è piaciuto il video lascia un pollicione, magari lascia un commento, se ti serve un aiuto me lo scrivi e cerco di dartelo. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo video come al solito. Ciao!